si terranno domani alle ore 10 ad Atena Lucana Scalo, nella chiesa di San Michele, i funerali di Vincenzo Di Santi, il dentista di Atena Lucana, scomparso tra venerdì e sabato tra le montagne di Monte San Giacomo. Il 51enne dentista è morto dopo una caduta durante un'arrampicata, caduta che gli ha procurato diverse ferite. Una tragedia che ha sconvolto il Vallo di Diano sia per come si è consumata, sia perché il dentista era conosciuto e ben voluto ovunque. Da circa 2 anni Vincenzo Di Santi aveva sposato la passione dell'arrampicata, un modo nuovo per vivere le sue montagne. Per il professionista di Atena Lucana, vivere la natura era più di una passione, era una filosofia di vita, una passione che da decenni condivideva con gli amici di sempre, ma spesso anche da solo, e anche venerdì mattina ha deciso di affrontare la montagna in solitudine. Ha detto ai suoi cari che si sarebbe dirottato verso il Pollino, poi senza avvertire nessuno ha cambiato rotta e si è diretto a Monte San Giacomo. Quando i parenti hanno presentato denuncia di scomparsa, ovvero venerdì sera, i carabinieri hanno subito individuato il passaggio della sua jeep lungo la Salerno-Reggio Calabria dalle parti dello svingolo di Buonabitacolo. Per questo motivo le prime ricerche, anche con l'intervento dell'elicottero della forestale, sono state effettuate sul Pollino. Ricerche vane. Nel passaparola tra gli uomini di montagna del Vallo di Diano, una persona ha indicato, sabato mattina, la presenza della jeep nera a Monte San Giacomo, in località Vallina, dove poi è stato trovato il corpo. A causare il decesso è stata la caduta dal costone roccioso. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse fratture agli arti e al corpo. Ma per capire meglio il tutto è stato poi disposto l'esame esterno del cadavere. E per ricostruire le ultime ore di vita del dentista sono anche state ascoltate alcune persone a lui care. Dopo il nulla osta del giudice è stato deciso per il funerale che si terrà domani mattina.